ospiti, gli uomini e le donne di domani si costruiscono oggi. Antonella Armentà. Siamo nel quartiere Flaminio a Roma, all'Istituto Rossello. Qui è partito un progetto dedicato ai pregiudizi, agli stereotipi, ai luoghi comuni sulla violenza di genere. Si chiama Oggi per Domani ed è rivolto a bambini dai 3 ai 10 anni delle materne e delle elementari. 300 le classi coinvolti per circa 8.000 alunni. Ma com'è nata l'idea di questo progetto? È nata un po' come una scommessa, se vogliamo. Ci sono tanti progetti di sensibilizzazione che parlano di violenza di genere, che parlano di femminicidi, che poi sono un po', come dire, il punto di arrivo drammatico evidentemente di questa situazione. Noi abbiamo scommesso sulla possibilità di farlo sui piccolissimi, perché crediamo che in questo modo si possano formare oggi gli adulti di domani, adulti più consapevoli, adulti che hanno chiaro dove vogliono andare, ma non necessariamente legandolo al genere. Oggi per domani, questo è il titolo del progetto, ideato e realizzato da Comunicazione 2000 col contributo del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio. Cuore dell'iniziativa, un video animato, protagonista il maestro Guido Storto, che con gli opportuni codici comunicativi fa riflettere i più piccoli, stimolandoli al rispetto dell'altro, alla parità di genere, l'uguaglianza e l'apertura alle diversità. Non era niente strano il ragazzo che lavava i piatti, perché per esempio ci stanno gli chef che cucinano, quindi non è per niente strano. Poi c'è anche una ragazza che aggiusta le bici? Sì, e abbiamo visto anche che non si prende in giro. Guido Storto imparava a crescere e non a prendere in giro. A disposizione degli insegnanti un kit di materiali didattici, tra i quali un manuale, un glossario delle parole chiave e altri contenuti messi a punto da un team di psicologi ed esperti. Senz'altro con i bambini della primaria è stato un lavoro più approfondito di brainstorming e di riflessione sulla tematica dello stereotipo e quindi dello stereotipo legato al genere. Perciò il feedback positivo è stato proprio vedere dai bambini una risposta immediata su questo. Per le famiglie, a cui ho lasciato il compito molto importante di continuare a sostenere l'attività di informazione e sensibilizzazione via da scuola, una serie di altri materiali sul tema. Lei è papà di un bambino di 3 anni, e come si affronta il tema dello stereotipo e del pregiudizio? Io ho un maschietto a casa, quindi associare per esempio i giocattoli da maschietto come supereroi e macchinine a giocattoli come cucine piuttosto che passeggini o roba del genere. Soprattutto io sono contenta di questo progetto e spero che veramente se ne possano fare altri ed allargarlo in tutte le scuole d'Italia e non solo di Roma.